romana e camminare con te per strada. Anche se Roma mi mancherebbe, sai che a Milano poi piove sempre, ma non ne parliamo che non ho voglia. Roma Milano, sai che mi importa. Buonasera, allora innanzitutto mi scuso per le mie condizioni veramente inguardabili a dir poco, ma volevo chiedervi come stavate, era da un po' che non parlavamo, poi vi arrabbiate con me, io cerco sempre comunque di trovare dei momenti in cui posso dedicarmi totalmente a voi e anche se in questi giorni è stato veramente difficile, come avrete visto, perché sono stati dei giorni veramente intensi e non è finita perché domani e dopodomani saranno due giorni super intensi di lavoro. E sono veramente super felice, ma allo stesso tempo so che saranno veramente, veramente stancanti, ma ce la faremo. Ovviamente starete notando che in quest'ultimo periodo non vi sto raccontando troppo quello che sto facendo, i progetti su cui sto lavorando, perché sto iniziando ad essere un po' scaramantica. Voglio tenermi tutto per me finché non mi rendo conto che quella cosa è veramente giunta al termine. Perché non lo so, ho paura che raccontando tutto a tutti o comunque dandovi degli spoiler qualcuno me la mandi, quindi aspetteremo. Questo sabato è il compleanno della mia bimba, che fa 12 anni, quindi scenderò a trovarla e cercherò di godermela il più che posso, anche perché ogni volta che scendo a casa mi sembra sempre troppo poco. Domani ho la sveglia presto, però so già che farò le 2 di notte perché, come avrete notato, sto aiutando il bimbo con il trasloco, quindi niente. Tornerò a montare i mobili fino alle 2. Questa è la faccia della disperazione. Buonanotte e un bacino, ci sentiamo domani. Ti voglio bene.